Scontro frontale sulla tangenziale ovest. Ruffano, arrestato per droga. 10.000 euro per aiutare Correia. Nervitesi in casa Lecce. Buongiorno e ben ritrovati con il telegiornale di Lecce News 24. In apertura la cronaca, l'autista di un pulmino con a bordo 50 passeggeri diretto a Ostuni si è visto improvvisamente giungere sulla propria corsia di marcia una Opel Astra che, nonostante il tentativo di frenata, non è riuscita ad evitare l'impatto frontale. Il conducente della vettura è ora ricoverato in prognosi riservata presso il Vito Fazzi di Lecce. Ascoltiamo il servizio. Tragedia sfiorata, molto probabilmente anche per un 24enne di Castrica non sarebbe più in pericolo di vita, ricoverato in prognosi riservata al Vito Fazzi di Lecce dopo un terrificante impatto che ha visto protagonista la sua vettura, un Opel Astra e un autopullman con a bordo 50 pellegrini diretti ad Ostuni in visita alla Madonna di Fatima. Il sinistro è avvenuto intorno alle 18.30 di ieri, esattamente all'imbocco della tangenziale ovest, quando, secondo una prima dinamica, la vettura del ragazzo sarebbe piombata nella direzione opposta su cui viaggiava il pullman, invadendo nella corsia e centrandolo frontalmente. A nulla è valso il tentativo improvviso di frenata e lo scontro ha distrutto sia il vano motore del bus che l'auto. Repentina la chiamata del 118 effettuata dall'autista del pullman e il conseguente arrivo delle ambulanze, a cui dopo si sono aggiunti i vigili del fuoco che hanno dovuto prima estrarre la principale vittima dell'incidente dalla macchina ridotta in pezzi, poi disperdere il fumo e sbloccare le porte per far uscire i passeggeri del pullman. Come siano andate veramente le cose però lo stanno ancora stabilendo gli agenti della polizia stradale, solo lievi contusioni e escoriazioni per qualche anziano. Ancora cronaca, ieri sera i carabinieri di Ruffano durante una normale attività di controllo hanno sorpreso un giovane del luogo con addosso della droga. Ascoltiamo i particolari con Miriam Gabellone. Durante un posto di blocco nel centro abitato di Ruffano, i militari ieri sera hanno fermato un giovane a bordo di un'autovettura. Un normale controllo, insomma, in seguito al quale però il 27enne Salvatore Romano Falco, alla guida dell'auto, è stato arrestato. Il giovane, infatti, alla vista dei carabinieri, ha cercato di disfarsi di un involucro contenente circa 0,6 grammi di eroina. Un gesto che, seppur repentino, non è sfuggito all'occhio attento dei militari. Dopo aver recuperato l'involucro, hanno esteso le ricerche dello stupefacente presso l'abitazione del 27enne. Un'accurata perquisizione, quella effettuata dai carabinieri, che ha permesso di rinvenire ciò che sospettavano di trovare, altra droga. Durante l'attività è stato scoperto e sequestrato circa mezzo grammo di marijuana, oltre a 9 semi della stessa pianta e tutto l'occorrente per confezionare la sostanza stupefacente, compreso un bilancino elettronico di precisione. Responsabile di detenzione ai fini di spaccio, Salvatore Romano Falco, è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri della stazione di Ruffano e, dopo le formalità di rito, accompagnato in carcere. Pomeriggio di Consiglio Comunale, ieri nell'aula consigliare di Palazzo Carafa, molte interpellanze e a tener banco maggiormente il caso Correia. Ascoltiamo. Una domanda d'attualità inerente alla situazione deficitaria in cui versa la cooperativa teatrale Correia precede le 10 interpellanze discusse nell'aula consigliare di Palazzo Carafa. Spazio anche alla mozione di Rotundo o più in generale ad un invito del centro-sinistra rivolto alla maggioranza affinché questa possa verificare la quantità dei fitti passivi dovuti ad alcuni locali ove si svolgono le attività comunali. Dopodiché si assiste alla visione del solito film, ovvero lo scioglimento delle assise per mancanza di numero legale. Può riassumersi così il Consiglio Comunale avvenuto ieri nell'ennesimo rovente pomeriggio leccese. Per quanto concerne il caso Correia, però, coinvolto nell'occhio del ciclone economico e a rischio fallimento, un intervento a favore, seppur minimo, ci sarà. L'assessore alla cultura Massimo Alfarano ha prospettato un aiuto economico del valore di 10.000 euro, considerata la quantità monetaria non ricchissima delle casse comunali. Poi spazio alle interpellanze avanzate in maggior misura dal consigliere dell'UDC Wojtek Pankiewicz e riguardanti quasi tutte la Marina di San Cataldo, waterfront, porto turistico, nuova viabilità e istituzione di una rete fognaria indipendente. Nella sfilza di argomenti anche le zone di degrado ambientale, la costante pulizia del nuovo basolato e il fenomeno, quasi del tutto scomparso, del randagismo a Lecce. Si è tenuto ieri presso l'ufficio del sindaco l'incontro tra il primo cittadino Paolo Perrone e il nuovo prefetto Giuliana Perrotta. La visita istituzionale ha voluto significare un modo per coniugare l'operato della prefettura con quello dell'amministrazione comunale, riconfermando i buoni rapporti che già con l'ex prefetto Mario Tafaro, ora trasferito a Bari, avevano reso ottimi risultati. Bene, ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, non mancate. We'll be right back.
Bartoni, cucine e living. Distinguersi con stile scegliendo la qualità del Made in Italy al miglior prezzo. Cucine Aria Giorno, Statale 101 Lecce Gallipoli, zona industriale L'Equile. Telefono 0832 26 30 35. Bartoni, cucine e living. Il Made in Italy al prezzo migliore. E concludiamo come sempre con lo sport. Secondo il capitano del Lecce Guillermo Giacomazzi, bisogna avere un miglioramento non solo nel reparto difensivo ma in generale in tutti i reparti. Intanto ieri in allenamento scintille tra Andrea Esposito ed il nigeriano Ofere. Il punto con Luigi Taurino. Nervi tesi e tensione alle stelle in casa Lecce. Nel corso dell'allenamento di ieri, dopo un contrasto di gioco, rissa tra il difensore Esposito e l'attaccante Ofere. Provvidenziale è stato l'intervento di Mister Di Francesco e di Morris Carrozzieri, che hanno fatto allontanare i due dal campo prima che l'episodio degenerasse. Alla ripresa dei lavori, assente Oddo che sta ultimando una serie di accertamenti, è stato a riposo Giacomazzi per una contusione. Allenamento differenziato per Carrozzieri e Strasser. Nel tardo pomeriggio è arrivato a Lecce Murier, che oggi si sottoporrà alle visite mediche. La sconfitta contro l'Udinese ha evidenziato diversi problemi, soprattutto nel reparto arretrato. Per i giallorossi, quindi, lavoro duro per migliorare le prestazioni. Il capitano del Lecce, Guillermo Giacomazzi. Sicuramente siamo ancora a tempo da migliorare, sicuramente la prima partita dove siamo consapevoli che non abbiamo fatto quello che volevamo fare o che dovevamo fare o che ha chiesto l'allenatore. Non è facile dopo un minuto prendere gol e rimontare contro una squadra che contropiede, diciamo che è il suo gioco preferito. Sicuramente siamo in leggero ritardo, però credo che sia un po' normale per tante squadre in questo periodo, non soltanto per il clima, anche perché le prime partite riuscire a stare al 100% non è niente facile. L'allenatore lavora tantissimo in campo, c'è la convinzione senza dubbio. E purtroppo siamo rammaricati che non siamo riusciti a dargli la tranquillità che può avere anche lui, dovuta anche che quando non si vince siamo tutti in dubbio, anche lui, no? Il suo lavoro, il lavoro di tutti quanti, perché purtroppo al calcio non ci sono tempi, non si aspetta nessuno, bisogna soltanto ottenere risultati. Sono sicuro che questa squadra farà molto meglio, ottendrà i risultati, perché facendo meglio, giocando meglio a calcio si può sicuramente ottenere risultati, e quelli sono gli obiettivi che ci marchiamo noi. E anche per oggi è tutto, grazie per essere stati in nostra compagnia. TG News 24 vi dà appuntamento a domani, arrivederci.